Lo so che siete tutti alle prese con ste benedette pompe di calore, che dovete stravolgere tutta la casa, rifare gli impianti, tirare fuori altri soldi, avventurarvi nella giungla degli incentivi perché ve lo chiede l'Europa. Ogni giorno i professionisti dell'informazione ci bombardano di notizie che hanno sempre a che fare col nostro portafoglio. Sempre da tirarne fuori e mai da prenderne. Non è vero, non facciamo i soliti complottisti. Non dovrete abbandonare il gas perché c'è... Bonus caldaia 2023. Come funziona e quanto si può detrarre? 50, 65 e addirittura il 110%. Se devi sostituire la vecchia caldaia, potresti approfittare degli ecoincentivi statali. Anche Fiscomania ti spiega cos'è e come funziona. Non è vero che ci sono solo brutte notizie. Ora c'è la detrazione e il risparmio energetico. È una bellissima agevolazione fiscale che verrà spalmata in 10 anni e può essere applicata con diverse percentuali. Anche il Mattino ci spiega quali sono i requisiti e a chi spettano. Qui Finanza ci racconta tutto quello che c'è da sapere per usarlo al meglio. E ce lo spiegano sia Vaillant, che conosciamo da decenni, che Immergas, aziende leader nelle soluzioni di riscaldamento e climatizzazione. Un'altra informazione di fiducia ci arriva da Money. Il 16 marzo ci diceva: sostituzione caldaia 2023, detrazione fiscale al 50-65%, importo, requisiti e novità. E appena un mese dopo ci diceva: addio alle caldaie a gas, arriva il divieto di vendita. Cosa si potrà utilizzare dopo il 2029? Cioè, fatemi capire, prima parlano di incentivi e poi dopo un mese una direttiva europea potrebbe vietare la vendita di tutte le caldaie? Ah no, potrebbe. Stop caldaie a gas. L'Europa vieta la vendita dal 2029. Entro il 2029 stop alla vendita delle caldaie a gas. Caldaie a gas vietate dal 2029. Quali sono le alternative? Fateci sapere quali sono le alternative. Sto cazzo! Caldaie a gas, divieto di vendita dal 2029. L'ipotesi OE che può diventare legge. Ah, ma che può diventare legge? È un'ipotesi. Stop caldaie a gas dal 2029, nuova conferma OE. Ma allora è una conferma! L'UE verso il divieto di vendita delle caldaie a gas dal 2029. UE, dal 2029 stop alle caldaie a gas. A prevederlo è il piano Repower EU per ridurre la dipendenza dell'Europa dal gas russo. Ah, ecco il vero motivo, la questione ambientale non c'entra nulla. Ecco perché solo questa piccola parte di mondo sta imponendo sanzioni alla Russia. Caldaie a gas, l'Unione Europea impone lo stop a partire dal 2029. Si prospetta un'altra mazzata per le famiglie. Ma dai, non mi dire. E dove arriverà questa mazzata? Ho un vago sospetto. E qual è l'alternativa? Sto cazzo! Ma per fortuna ci pensa Nicola Porro a dare il giusto titolo. Follia Green, ora l'Unione Europea ci vuole vietare pure le caldaie a gas. Che sarebbe anche una notizia. Ma quello che mi ha colpito non è il titolo incazzoso o la faccia della Wonder Woman. Quello che mi ha colpito è che l'articolo più letto del mese è la Chiara Ferragna mezza nuda come sempre. Esiste la fatina dei coglioni che ti porta un soldino ogni volta che te ne cade uno?